Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution Saga di Yu-Gi-Oh! Arc V. Nello scorso episodio abbiamo sfinito il torneo dell'amicizia e abbiamo sconfitto Jack Atlas, che non mi aspettavo affatto di trovare in finale. Ad ogni modo, oggi, duello infinito, saremo Akiba contro Roger, giusto? Lui è Roger, l'altro era Akiba, ma Declan, se non sbaglio. Sarà interessante. Andati in fumo i suoi piani, Roger, che poi non so se si pronuncia Roger o Roger o Roget, non lo so, comunque dico Roger, mi sembra francese, lo chiamo Roger, tentò la fuga attraverso un trasportatore interdimensionale. E Milan non c'era? Sai di essere stato sconfitto, Roger, un cuccioletto che se ne ritorna all'Accademia dei Duelli con la coda tra le gambe. Questa non è una ritirata, signorina, è solo un piccolo contrattempo, ma tornerò. Fa come Terminator, torna. Non credo proprio, Roger. Non avrai la possibilità di tornare, perché non te ne andrai mai da qui. Perché pensi che l'Accademia dei Duelli abbia invitato proprio me? Perché solo io ero in grado di conquistare questa dimensione, proprio come sottometterò tutti voi. Discorso strano. Mano. Ah, vabbè sì, carta. Oramai lo sapete che dico mano. Ho giocato a morra cinese da bambino, fin troppo, però non mi viene a dire carta. È una mano, vedo la mano, mano. Se era forbice, dita. Se era sasso, pugno. Cioè, capito? Io così ragiono. E poi in alcune parti d'Italia dicono pugno o mano. Quindi ci sta. Allora, che cavolo succede? Che è sta roba? Allora, io nell'extra deck ho delle carte bellissime, che vedremo a breve, una di esse. Ho anche altre carte qui interessanti. Allora, tu che facevi? Attivo l'effetto di Melma Mulinello, che mi permette di fondere lei, che è una DD, ad una carta tripla D. E per evocare Beowulf, l'eroe il flagella draghi. No, l'eroe, il re flagella draghi. Quindi una e due. Mi dispiace un po' mandare Apocalisse, re del caos al cimitero, perché ha un enorme potenziale offensivo. Però con la melmina, insomma, facciamo Beowulf. Che poi mi dispiace che ha un flagella draghi, perché a me i draghi piacciono. Però. Ok, poi attivo l'effetto di Lamia. Mando contratto oscuro, perché non mi piace per niente l'effetto, neanche potessi attivarlo poi al cimitero. Lei ha 1009 di difesa. Andiamo in battle phase e attacco la carta coperta, che è ingranaggio antico. Bene. Ora basta che non abbia un Raigeki o un Fulmine Boltex che mi apre. Allora, tanto che a quanto pare io le chiamo le carte, posso pescare una carità graziosa, gentile o come cavolo si chiamava? Attenzione però, non è tutto perduto. Attivo l'effetto dal cimitero della Melmina, grande Melmina. Ed evoco una carta DD dalla mia mano, Nicola il Saggio in posizione di attack. E niente, attacco allora. E via, distruggiamo qua l'amichetto Fritz, soldato. E buona così, direi. Bene. Ha un effetto strano Nicola il Saggio. Porca miseria. Ma ti pare? Mostri che hanno 1500 di meno e livello 4 superiore in difesa. E io evoco ululato notturno. Vuoi attivare l'effetto di ululato notturno? Sì, perché posso evocare un mostro DD dal mio cimitero. Ha anche tripla D? Ah, ok. Allora evoco Beowulf. Non può attaccare. Ma attenzione, va in difesa automatico? Sì. Diventa 0. Ah! E se viene distrutto subisco 1000 danni. Sti cazzi. Ah! Fermati! No. No, non posso farlo. Non ha senso. No, no, no. Io ho attaccato. Mo, se lui ha sotto 1500, ma non mi pare che abbia molto, eh? A parte ingranaggio antico e soldato ingranaggio antico. Gioca in difesa perché non ce l'ha. Sì, l'effetto di Beowulf. L'effetto di Beowulf, ecco perché l'ho evocato!
Pensavate, eh? Andronic ha fatto una stupidaggine. No, lo sapevo! Vi ho fregati, era tutto parte del mio grande schema. Ah! Il grande piano. Sono un genio incredibile. Allora, passiamo in attacco con te. Cavaliere fiero, mi piace il tuo nome. Ti evoco! Sacrificando un tributo, qui, eccolo il mostriciattolo. Ha assolto il suo compito, sì, è un tuner. È un tuner, lo so. Ma... oddio, 5 più 3, 8, magari potevo sincroevocare l'amichetto qua. Ma no, non posso, perché è una tripla D, lui. Ah, doppia D voleva. Ah! E vabbè, la prossima volta. E ora attacchiamo. Entrambi sono da 2000, quindi... possiamo senza problemi fare danno perforante! No, se lo prende... è l'effetto, vero? No, non è l'effetto. Ma allora, a lui è l'effetto, ma non mi pareva. Non ha danno perforante, no? E invece è l'effetto di Beowulf! E non ve l'aspettavate neanche questa! Ma io sono troppo fuori. Sono tre passi avanti a quello che pensate. E dai! So giocare a Yu-Gi-Oh! Le altre volte non è che facessi finta, le altre volte facevo schifo proprio, però stavolta ci ho pensato un minimo, ho letto le carte, ho letto gli effetti. Abbiate fiducia in me, non troppa, ma un pochino. Oh, e allora, Roger, ti mancano 1200 life point, peschi un altro fulmine Boltex? Non ti conviene. Pezzo di pezzo, che grandissimo pezzettino. Sì, attivo l'effetto! E allora? Ma ti pare che... oh, Beowulf in campo me ne dimentico? E dai! Ma tu guarda, vinta! Vinta, diavolo, vinta! Let's go! Roger decise di utilizzare il trasportatore Inter-Milan Juventus dimensionale per radere da solo la città. Ci mettiamo anche Atalanta, Sassuolo, in mezzo, tutta la Serie A. Sta per finire nel vuoto e sparire per sempre! Ta-da! Mai più arrivederci! E morì anche lui. Ma il piano di Roger fallì, teletrasportando lui... ma è vero! Teletrasportando lui invece della città nel vuoto dimensionale! E ci ho azzeccato! Siamo al sicuro ora? Sì, Roger non ci darà più fastidio, quindi vinciamo questa guerra e torniamo a casa! Yuya! Cosa succede? Perché è arrossita? Il trasportatore interdimensionale si sta riavviando e Yuya se ne va, tutti quanti se ne vanno. Un urlo collettivo. Cos'è successo? Pare che il trasportatore di Roger sia guasto e abbia creato un condotto spazio-temporale. Sono stati trasportati in un'altra dimensione, ma non a quella di origine. Yuya e i suoi amici si ritrovarono in un luogo sconosciuto. Che cosa è successo? Accidenti, sembra che Nuova Città di Domino sia stata spazzata via. Non siamo a Nuova Città di Domino. Come fai a saperlo? Perché questa città è casa mia. O almeno quel che ne rimane. Ci troviamo nella dimensione Xyz. Bello. Ok, nuovo duello, una vendetta veloce. Yuya e i lancieri furono teletrasportati alla città di Heartland nella dimensione Xyz. Ben presto si imbatterono in Kite Tenjo, impegnato a combattere contro la forza Oberisk. La gente di Heartland viveva in pace, fino al giorno in cui l'Accademia dei Duelli fece irruzione. Cominciarono l'invasione della dimensione fusione senza preavviso. Un'invasione che era stata pianificata dal professore, il capo dell'Accademia dei Duelli. Il giorno in cui la città di Heartland cadde, perdemmo famiglia, amici, tutto quanto. Ma io continuerò a combattere e l'Accademia dei Duelli pagherà caro per ciò che ha fatto la mia patria. Li ha trasformati in tre carte. Cosa? Da solo. Se lo sono meritato, chi appartiene all'Accademia dei Duelli è un mio nemico. Neanche il peggior nemico ha merito di avere un trattamento del genere. Come puoi pensare di intrappolare qualcuno in una carta? È orribile! A Pegasus piaceva. Non so chi siete e non mi interessa saperlo, ma io lo so chi sei tu. Sei Kite Tenjo. Tant'è vero che adesso mi libererò subito di voi in blocco. Kite Tenjo, uno dei migliori, se non il migliore, in tutta Heartland. Ma ora sembra diventato un'altra persona. Il Kite che conoscevo io era sempre sorridente. Ora avverto solo rabbia. Una rabbia così potente che lo sta consumando completamente. Hai il coraggio di opporti a me? Devi essere dell'Accademia dei Duelli! No, ti do la mia parola, non sono io. Yuya, per favore, ascoltami. Quando hai duellato con Jack Atlas durante la battaglia, tu sei stato capace di farlo ragionare. Ma se ci sei riuscito è perché entrambi volevate raggiungere lo stesso obiettivo. Sì, volevate che a Nuova Città di Domino trionfasse la pace. Kat invece è mosso dalla rabbia e non lotta per la pace. Quindi lottiamo con... arrabbiati anche lui. Rammenti quello che hai detto? Usa la tua energia per intrattenere le persone e farle sorridere. È esattamente quello che intendo fare. Quindi, per favore, aiuto, mettiti comodo e goditi lo spettacolo.
Ok, va bene. Sì, stava parlando con Yuto che è, diciamo, stato assorbito dal suo spirito e ora sono una persona sola. Vediamo che capita. T'appostoci. Ah, non premere il tasto. Secondi, va bene, mi piace. Vabbè, le carte bene o male. Oddio, forse no, il gattino non lo conosco. Chi è? Percussionilla. Ma l'avevo già visto Percussionilla? Mi pare di sì. Evoco Pendulum, o meglio, posiziono Pendulum, artista amico Percussionilla, che ha un bellissimo effetto. Evoco, sì, artista amico Grinfio Argento. Mi piace l'effetto. Abbiamo anche la maga sintronizzatrice. Non è male. Mago Ambilatempo che non posso mettere Pendulum. Perché non posso metterlo Pendulum? Però lei sì. Strega capricciosa. La metto nella zona Pendulum, sì. E posso evocare Pendulum. Mago Miratempo. Che sta succedendo? In attacco, sì. Va bene. Non va bene, però va bene. Attacchiamo un po'. Quanto c'ha di difesa? Vabbè, guadagno l'attacco. Attivo anche Percussionilla. Non può assolutamente difendersi da un attacco così potente. E infatti non può. Cypher estraneo. Che roba. Che era pescato. Ehi. Oh, cavoli. Ha un effetto brutto, molto brutto, non mi piace. Termino il turno. Ok. Grinfio Argento è tornato su attacco normale. Ok, buono, buono. Potrebbe essere una buona cosa. Ah, il secondasino, lo metto. Evoco artista amico secondasino. E si attiva il suo effetto. Mando dal deck al cimitero un artista amico. Oh, cavallo Rafano, non mi dispiacerebbe. Sì, cavallo Rafano prendo. Però mi viene in mano. Perché ho due carte Pendulum qua. E sono entrambe artista amico comunque. E evoco Ribellione Oscura. Sì, al 2005 e farei meno danno quindi che con 2008 di loro due. Ma almeno è Drago Ixyz Ribellione Oscura. Ha un bellissimo effetto tra l'altro. Vuoi mettere? Attacchiamo a una trappola coperta? Dalla mano, in difesa. Continua ad attaccare, sì, perché no? Vabbè, si è difeso, va bene. Guarda! Che a conti fatti mi è andata bene. Anche se c'era Percussionilla, c'era quello che facevo più danno. A conti fatti no. Questa volta non l'ho ragionata. Scarto 1 e 2. Oh, allora, evoco pe tramite Pendulum il mago e il suo attacco diventa il doppio. Il suo attacco originale diventa il doppio. Ma lo specificano sempre per evitare confusione. Ora, in attacco, certo. Potrei attivare il suo effetto. Ma... Cioè, il secondo effetto, che è no. Il primo sì, il secondo no. Drago Ixyz, Ribellione Oscura. Ma sì, attiviamo Percussionilla, vai. Ma facciamo più da. Vabbè, per sicurezza. Tanto qua abbiamo il 2008. Che gli fa? Che gli fa? Abbondantis, abundant. Come diceva Totò, era una cosa un po' diversa, però. Vai, abbonda. È finita! È finita! Non evoco! Non evoco perché sai, no? Ci sono carte strane in Arc V, magari evoca durante l'attacco, quando sta per vincere. E non da. Insomma, tutto strano sto gioco. Quindi, buono così. Fermate il duello! Piano, che non c'ho le corde vocali. Yuya è il nostro amico. Ma quello è. È Shay! Ma allora, non sono nostri nemici? No che non lo sono! Fidati di me. Combattono per il nostro stesso obiettivo, mettere fine alla distruzione per opera dell'Accademia dei Duelli. Come fai a sapere se quello che dicono è vero, Shay? Lo so perché Yuya Sakaki mi ha salvato la pelle in innumerevoli occasioni. E di sicuro ci puoi essere di grande aiuto, Kite. Mi spiace per voi, ma sto molto meglio da solo che in vostra compagnia. Anch'io. Io da solo sto benissimo. Qualche volta. No, ma sempre, veramente. È scomparso. Sì, me ne sono accorto. Allora,
Il prossimo duello sembrerebbe essere interessante, ma per oggi la concludo qui. Quindi nel prossimo video avremo una vecchia conoscenza. Che cliffhanger, si capisce benissimo chi è. Comunque, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti, fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!